da un presepe all'altro, Polifemo è ora a Lizzano, in quel di Lizzano, per la 17ª edizione del Presepe Vivente. Siamo con Angelo Nisi, presidente dell'associazione Pietre Vive Onlus. Beh, già così come colpo d'occhio notiamo una location, la cripta della Annunziata, che è stata ampliata per quanto riguarda la rappresentazione del presepe. È uno scenario naturale, rupestre, che davvero si addice al clima, all'atmosfera, alla struttura di Betlemme. Allora, Angelo, raccontaci un po', presentaci le novità di quest'anno, un grandissimo lavoro e, devo dire, un'affluenza pazzesca. Sì, grazie soprattutto a voi che con la vostra presenza certificate, insomma, la crescita di questo presepe vivente di Lizzano. È la 17ª volta che viene realizzato, noi come Pietre Vive è la seconda volta perché abbiamo avuto questo incarico lo scorso anno e con l'aiuto dell'amministrazione comunale siamo riusciti a realizzare quest'anno qualcosa di straordinario, soprattutto nell'opera di pulizia che abbiamo fatto in questo scenario naturale che è l'Annunziata qui a Lizzano. Abbiamo ridato lustro a questi massi enormi che vedete qui e abbiamo allocato all'interno diverse postazioni che rappresentano un po' quelle che sono i mestieri di un tempo. Tanto era tutto allocato nelle grotte, no? I vari mestieri. E infatti proprio per questo abbiamo voluto riprendere questi ambiti e quindi porre proprio in queste gravine gli antichi mestieri. Ovviamente abbiamo fatto Betlemme e Gerusalemme, quindi il castrum romano che andremo a visitare fra un po', e Betlemme nella parte alta dove ci sono le attività agricole, no? I pastori, le masserizie particolari che si potranno vedere. Quindi tante novità quest'anno, e questa affluenza ci ha un po' colti impreparati quest'oggi perché... È una cosa positiva, una sorpresa. È una sorpresa positiva, infatti c'è moltissima fila per l'ingresso, anche perché il fermarsi e prostrarsi davanti alla Sacra Famiglia è qualcosa che non avevamo mai visto con i nostri occhi, perché c'è tanta gente che invece si ferma proprio per pregare. E in fondo era proprio questo l'obiettivo che volevamo, cioè quello di dare alla gente di Lizzano e non solo, a coloro che si sono accomunati in questo posto. Perché è una manifestazione che sta riscuotendo non solo il successo con la comunità di Lizzano, ma vediamo da varie zone della provincia di Taranto e non solo della Puglia, che incuriosite le persone vengono. Certo, è proprio per questo. E, abbiamo avuto veramente questo privilegio di avere tanta gente e noi li ringraziamo perché in qualche maniera gratificano il lavoro che da oltre 2 mesi i volontari di Pietre Vive stanno realizzando in questo posto. Ma possiamo fare una passata? Beh, ci farai da cicerone, da guida. E abbiamo un fabbro, no? A Rotino. A Rodino, come facevano una volta, quella gira là, l'aria di sotto e diventa il ferro rosso, vedi, questo qua, prendi, fai vedere quell'altro, vedi com'è rosso, e batte, e si lavora il ferro come una volta, adesso. Si batte il ferro quando è caldo. Caldo, bravo, esatto. E sono davvero tanti gli antichi mestieri, vedete qui si confezionano le ceste, vedete, con i rami di ulivo. Di lentisco. Mi corregge giustamente. Sì. Niente, è un mestiere che si sta perdendo, però io sto cercando di insegnare questi amici che hanno buona volontà. Guardate come sono belle queste cave proprio, no? Fino in fondo, guardate, lo scenario rupestre. Ecco, ora ci avviamo verso altre postazioni e pur nella serata abbastanza rigida, non tanto ma comunque rigida, il calore delle fascine arse dal fuoco, come dire, ci ristorano. Vedete qui altri antichi mestieri e il mestiere del vasaio. Vedete quanti manufatti in Creta, appunto, vengono esposti. Vedete tazze, tegami di varia natura e di varia dimensione, varie brocche, altri oggetti ornamentali.
anche, vedete, altri mestieri, e qui c'è la degustazione, o meglio la produzione di, vedete, una minestra di fave alla pignata, mi dicono, che vengono appunto distribuite, offerte a coloro i quali sono qui presenti. Qui abbiamo una famiglia, due figuranti che appunto sono coloro i quali, tra coloro i quali cucinano, si danno da fare per la produzione, dicevo, di questi, di questi piatti di fave. La legna che arde certamente vi ristora. Sì, nella tradizione del presepe cerchiamo di accogliere la gente nella gioia del messaggio cristiano. Grazie alla nostra associazione Pietrevive del Comune e a tutta la gente che accorre a questo bel evento. Ringraziamo Luigi per la divulgazione di questo messaggio. Auguri a tutti. Proseguendo il nostro cammino abbiamo modo di ascoltare la pastorale tarantina. È un momento bello, mi ha colpito, oltre che tutto l'ampliamento, come detto, del percorso, tutto il camminamento, molto bello anche sentire la voce registrata di Papa Francesco, che ovviamente raccompagna il percorso. Ecco, sembra quasi di avere dinanzi a sé il Sommo Pontefice. Sì, e anche questa è una scelta. Abbiamo ascoltato anche alcuni passi del Vangelo che ripercorrono il Vangelo dell'infanzia di Gesù, la voce del Papa in alcune catechesi natalizie, e poi non ultimo lo state ascoltando il nostro omaggio alla città di Taranto con le pastorali tarantine. Ecco, è un modo per fare sintesi di tutto ciò che la nostra provincia offre, la bellezza delle tradizioni, anche con la musicalità, e quindi questo è tutto curato in questa maniera. Qui ci troviamo? Ci troviamo al Castrum Romano e abbiamo realizzato qui il Tempio di Erode. Ovviamente questo si trova all'interno dell'Annunziata, la chiesetta dell'Annunziata, una costruzione del 1200, e adesso noi andremo a visionare, non dopo aver visto le carceri. E intanto abbiamo modo di vedere la bellezza di questi affreschi, seppur ovviamente in uno stato un po' deturpato. Vedete lì in fondo, ecco, prego il nostro cameraman di riprendere il Cristo in croce in fondo, e altre effigi di santi. Questa, dicevo, è una chiesa poi ora sconsacrata. E notiamo questa bipartizione: da un lato lo sfarzo, qui vedete, e dall'altro poi vedremo un clima certamente più povero, più umile, che è la natività. Questo contrasto, che poi è il contrasto del mondo, infatti questo si è voluto ricreare. Qui il mondo opulento che non guarda assolutamente alla natività, ma vive del suo sfarzo, della sua ricchezza, e quindi basta vedere anche la bellezza degli abiti con il quale sono adornati Erode, con Erodino. Tutto scintilla, dorato. Certo, è fatto proprio così, è stato voluto questo contrasto, poi con quello che vedremo, la povertà assoluta nella natività, dove invece c'è la ricchezza del mondo. Ecco, questo perché l'esteriorità e l'interiorità. Benissimo, è proprio questo. E quindi in questa scena la facciamo poi all'interno della cripta dell'Annunziata, che è una chiesa del 1200, che è stata costruita sull'antica cripta, che al momento non è accessibile perché stiamo facendo dei lavori di recupero, e prossimamente... Anche lì ci sono appunto dipinti, affreschi. C'è un affresco di particolare rilevanza storica, in quanto viene raffigurato un Gesù giovane, un Gesù dodicenne, Gesù che viene trovato nel Tempio, e pare che sia una delle rarissime raffigurazioni di Cristo in quella tenera età, e infatti è oggetto di particolare studio da parte delle persone che approfondiscono, diciamo, le tematiche storiche e artistiche. Ecco, qui sono le antiche carceri. Mentre il nostro operatore riprende, io torno a stupirmi con gioia, un'affluenza
Una fila incredibile, guardate, una fila che si snoda, sembra di essere nelle città d'arte, ma questa è arte. Arte presepiale, popolare. Popolare, arte popolare. Non ve l'aspettavate? No, assolutamente no. Però è la dimostrazione di come la gente abbia voglia e necessità di ritrovarsi, di uscire dalle proprie abitazioni per vivere momenti di comunione, di comunità, in cui poi la comunità di Lizzano in questo caso esprime il meglio che ha, cioè esprimere la fede di un paese. Perché qui c'è, non c'è solo valorizzazione del territorio, ma c'è essenzialmente spiritualità. Beh, noi di Pietrevive, con la passione di Cristo, con il transito di San Francesco, cerchiamo proprio di trasmettere, di veicolare il messaggio di Gesù attraverso le varie manifestazioni, che poi sono quelle che la gente ancora sa leggere, perché chiaramente difficilmente ci si sofferma su dei testi, ma è molto più importante vivere questi momenti e soprattutto godere della bellezza della gente. Ecco, guardatemi, soffermo su questo scenario, un bel vedere di anfratti, di grotte, guardate così, lo dico così con il classico colpo d'occhio, guardate quel, dovrebbe essere un pino, non so che albero sia, che si sta, un ulivo che si staglia su una struttura rocciosa. È la natura che parla, la natura che si esprime, a noi il compito di rispettarla la natura. E infatti l'opera di valorizzazione di questa gravina consiste proprio nel ridare luce e calore a questo posto. E siamo con loro, con i protagonisti, e la grotta è il momento più toccante, più significativo. Vedete questa splendida creatura, rappresenta Gesù Bambino, rappresenta l'amore, rappresenta il futuro del mondo. E abbiamo questi due rappresentanti, questi due figuranti, Giuseppe e Maria. Prima esperienza? Prima esperienza che rappresentiamo il presepe vivente qui a Lizzano ed è una bellissima... Voi siete di Lizzano? Sì, ed è una bellissima esperienza. Un po' ci portiamo dietro perché abbiamo anche organizzato il presepe. Com'è nata questa idea? Diciamo con un po' con i frati, perché come Francesco d'Assisi diceva che il presepe di Greccio, appunto, diceva che con gli occhi della carne voleva vedere il figlio di Dio. È un bellissimo messaggio questo, e quindi rivivere questo per noi è una bellissima cosa. Siamo con Maria, una sensazione bellissima. Sì, molto emozionante, per me anche la prima volta, quindi bello, una bella esperienza. E qui abbiamo questa splendida creatura. Tu rappresenti Gesù Bambino, come si chiama? Giulia. Ecco, vedete. Come fa a sopportare? C'è un po' di freddo, un po' di... Sì, c'è un po' di freddo, però qui si sta abbastanza bene, la bimba è abbastanza coperta. E dicevo, il momento... Top, la grotta. Eh sì, qui si racchiudono tutti i desideri di ogni gente, no? Qui i grandi diventano bambini, tornano bambini. Tornano ad emozionarsi davanti a un bambinello e tornano a ricordare anche la propria infanzia. E quindi è bellissimo ritrovarsi qui e vedo la gente si ferma e prega, è qualcosa che ci ha colpito molto quest'oggi. Un momento, dicevo, di alta spiritualità, completamente contrapposto a quell'opulenza che abbiamo visto poc'anzi, e lo spirito del Natale si racchiude in questa grotta. Anche la semplicità, vedere il sacrificio, no? Di persone che hanno voluto, hanno deciso di dare corpo a Maria, a Giuseppe. Il sacrificio della piccola. Certo, soprattutto. Infatti ringraziamo veramente di cuore le persone che si prestano a questo momento. Ecco, noi siamo grati alla... Un momento di altissima spiritualità. Penso proprio di sì, Luigi. E infatti qui ci emozioniamo tutti.
E vedete qui tutta un'area dove c'è una produzione locale di generi alimentari rispettando le tradizioni degli antichi mestieri. Qui si producono mozzarelle, più avanti vedremo formaggi, ricotta, insomma prodotti diciamo caseari. Sì, appunto, come dicevo prima, proprio i vecchi mestieri vogliamo rivalutarli affinché anche i nostri bambini entrando magari possano rimanere attratti da un'arte artigiana come vediamo di questi casari che riproducono mozzarella a quanto pare molto apprezzate perché vanno a ruba, vengono offerte gratuitamente a questa. Ma guardate questo serpentone umano, guardate come si snoda. E dicevo, sarebbe anche bello magari, chissà, che i più giovani apprendessero queste antiche tecniche di produzione. Oggi esistono gli ipermercati, esiste tutto, come dire, pronto, meccanizzato, invece la manualità, la genuinità ha il suo peso. Certo, e dobbiamo farla riscoprire, ecco perché c'è questa iniziativa, lo vedremo più avanti anche con i panettieri, con chi fa la pasta, quindi diciamo tutti questi, il grano che è una delle caratteristiche proprio della nostra città. Questo proprio con l'obiettivo di far innamorare magari i più piccoli, o quantomeno farli incuriosire. E qui tutta una produzione, prodotti caseari, ricotta e vedete anche il famoso siero. Esatto, è qualcosa che si protrae da anni a Lizzano, lo facciamo in diretta che è molto difficile perché col freddo che fa all'aperto la ricotta cerca di avere 85-90 gradi, però grazie a Dio ce la facciamo sempre abbondantemente. Poi con questo siero ci si riscalda. Sì, ci si riscalda ed è il migliore antinfiammatorio. Depura oltretutto. Purissimo con fermenti lattici. E allora? Fermenti lattici naturali. Ti prendo in parola. Bravo. Sono fermenti lattici naturali che fanno veramente bene a tutto il corpo, nel vero senso della parola. Detto da tanti medici, esperti, non c'è bisogno di prendere antinfiammatori. Tutto al naturale. Tutto al naturale. Uno di questo la settimana va bene, tranquillamente. Quando ho detto che questo presepe non ha solo una dimensione locale, non ho detto chiacchiere. Abbiamo una visitatrice, viene dalla Repubblica Ceca. Sì, sì. Come trovi questo presepe? Mi piace tanto, è buona idea particolare. Così abbiamo in Repubblica Ceca, per me è così nuovo. Ti fa rivivere il Natale. Eh sì. Ed ecco qui, vedete, si sta ricoprendo, si sta riempendo così la pentola, il tegame di grano, il cosiddetto grano stumpato, se non erro. Giusto, giusto. Raccontaci un po' la procedura, come si prepara. Bene, il grano viene lavato qualche giorno prima per rimuovere un po' i residui. L'impurità. Giusto. E poi viene cucinato in acqua per un paio d'ore. Poi viene salato durante la cottura, infatti se vedete dall'altra parte c'è un fuoco acceso dove c'è sempre l'acqua calda perché durante la cottura va sempre aggiunta l'acqua, e poi viene aggiunto l'ingrediente principale che è un olio fritto con degli ingredienti, aglio e il pepe. E quindi poi, eccolo qua, il grano stumpato. Da me, non serve tutto. E qui vedete le fedde rosse, qui sono delle bruschette che si stanno appunto preparando, arrostendo, vedete. Saranno particolarmente croccanti, poi cosa farete? Metterete un po' di pomodoro su? No, vengono condite solo con olio d'oliva questa sera, il nostro olio d'oliva locale. Buonissime, morbide, fraganti e saporite. Auguriamo a tutti un felice Natale, felice feste a tutti. Antonio Leggeri, vicepresidente dell'associazione Pietre Vive Onlus. Beh, le tue impressioni questa sera? Io ogni anno vengo e ogni anno realizziamo degli speciali televisivi. Le altre edizioni bellissime, apprezzabilissime, ma questa sera c'è qualcosa di magico. Siete riusciti a superarvi? Beh sì, sicuramente le impressioni sono indubbiamente ed estremamente positive. L'atmosfera che si è venuta a creare è a dir poco magica, però
consentitemi di ringraziare davvero tutti gli associati e le persone che in ogni modo si sono adoperate affinché tutto questo possa essere realizzato nel migliore dei modi, come così è stato. Non ci aspettavamo tra l'altro anche una grandissima affluenza di pubblico, di persone che sono accorse qui stasera, nonostante il freddo. Questa sera fa davvero tanto freddo, però non dimentichiamoci che non è finita, perché c'è ancora un'altra serata, giorno 30, insieme, domenica 30, è sempre dalle 18 alle 21, e invitiamo tutti quanti coloro che non hanno avuto la possibilità di visitare questa meravigliosa rappresentazione di quello che il Presidente definisce lo scorcio, piccolo scorcio di Betlemme, venire ad assistere, perché davvero ne vale la pena. È il momento dei saluti, delle conclusioni. Beh, come dire, intanto dobbiamo, prima di tracciare un bilancio finale, ringraziare il contributo prezioso della Misericordia, della Protezione Civile, dei Delfini Ionici. Senza di loro la sicurezza non sarebbe stata garantita. Certo, infatti il mio ringraziamento, bene, l'ho fatto personalmente con i loro responsabili, ma devo dire che grazie al loro aiuto anche alcuni ragazzi disabili hanno potuto assistere in tutti i momenti. La cosa più bella è stata questa, oppure degli anziani che li ho visti accompagnati a braccio dagli amici della Misericordia o dei Delfini Ionici. Queste sono cose che fanno Natale per tutti. Natale per tutti, e quindi è veramente bello questo. Poi anche la sicurezza, perché la moltitudine di gente che ancora adesso, in conclusione, è presente in questo luogo, è stata coordinata da loro in maniera sapiente insieme ai vigili urbani di Lizzano, ovviamente. Bene, io colgo l'occasione per rivolgervi gli auguri di Natale, gli auguri di un radioso 2019. Non vi dico di migliorarvi, perché non ce n'è bisogno, perché avete la capacità di stupirci. Evento per evento, ogni evento è sempre più carico di passione, di inventiva, di intelligenza, di amore per la collettività. Tenete alto l'onore di Lizzano. Con l'aiuto di Dio cerchiamo di farlo, perché voglio dire, i volontari nascono per dare tutto se stessi per il prossimo, e noi abbiamo incarnato questo spirito, e in maniera anche incosciente talvolta sacrifichiamo quelli che sono i nostri affetti per dare tutto noi stessi alla città, e di questo ci ricolma di fiducia. Penso che stasera l'afflusso strepitoso di questa sera sia il ringraziamento e la soddisfazione più bella che si potesse ricevere. Certo, mi auguro di poter ospitare altrettanta gente domenica 30 dicembre. Quindi sottolineiamo, domenica 30 dalle 18:30 alle 21 qui a Lizzano, per questa favola, per rivivere ciò che accadde in quella magica notte. Grazie.